È essenziale fare attenzione ai metamessaggi non verbali che accompagnano le nostre parole. Le parole giuste, dette col tono di voce sbagliato o con l'espressione del volto sbagliata, possono produrre l'opposto di ciò che vogliamo. Ciao a tutti, finalmente recensisco un altro libro. In altre occasioni ho detto, e lo penso tuttora, che ogni libro rappresenta un mattoncino per costruire il nostro ambiente o struttura cognitiva. Le informazioni che riceviamo, comprese anche quelle che già conosciamo, ci servono sempre e comunque per poter delineare meglio un ragionamento analitico. Oggi recensisco questo libro di Marco Pacori, che dall'alto dei suoi 20 anni di attività di psicologo e ipnoterapeuta di certo non è l'ultimo arrivato. Parto con la considerazione personale sul titolo di questo libro, I segreti del linguaggio del corpo, o perlomeno, se fossero segreti, ora non lo sono più, o no? Voi che ne pensate? Già da questo si intuisce la forma del linguaggio ipnotico, che ha proprio la caratteristica di anteporre, attraverso parole che stimolano, la curiosità. Quindi proprio un richiamo a quegli ormoni che generano situazioni paramentali di attrarre il lettore che immaginerà di scoprire questi segreti. Ma ahimè, la situazione non è proprio così. Nonostante sia una buona lettura, che per carità io vi consiglio di fare, soprattutto a chi vuole iniziare questa materia di studio, a patto che mettete da parte quelle eventuali aspettative in riferimento ai segreti che eventualmente vi siete prefigurati di conoscere. Ok? Questo libro è un viaggio nella psicologia, diciamo nelle reazioni più elementari, ma anche fondamentali per i rapporti sociali in cui ci si deve relazionare. Troviamo esempi concreti, come l'utilizzo di queste tecniche a scopo terapeutico in varie tipologie di circostanze. Ogni movimento del corpo racconta qualcosa e lo racconta anche di se stessi, ok? Questo libro racconta con molta semplicità la tecnica e la possibilità di utilizzo dei segnali non verbali ed entra nel merito delle varie tematiche con molti particolari e con un numero, diciamo, abbastanza nutrito di esempi. C'è un mondo in ogni aspetto del nostro interlocutore. L'insieme permette di vedere il prossimo come una ricca fonte di informazione attraverso gesti che normalmente non riusciremo a notare o a comprendere, diciamo, questi messaggi che gli altri inviano. Il testo è sicuramente interessante, soprattutto a chi si approccia a questa tipologia di informazioni. Comunque rimane adatto a tutte le tipologie di lettori, principalmente perché è scritto in modo comprensibile e scorrevole, con illustrazioni che aiutano nella spiegazione. Ripeto che se non avete mai approfondito questa materia, questo libro, fra i tanti, diciamo, della tipologia degli introduttivi, a mio parere è quello proprio da leggere. Sicuramente non diventerete esperti della lettura del linguaggio del corpo semplicemente leggendo questo libro, ma si tratta di un ottimo punto di partenza se siete affascinati dalla decodificazione dei segnali non verbali che ognuno di noi più o meno inconsciamente manifesta in ogni momento. Detto questo, la materia della comunicazione non verbale richiede un'analisi sicuramente più minuziosa, che si basa sulle caratteristiche dell'interlocutore, proprio a livello soggettivo, con colui o colei i quali ci stiamo rapportando. Quindi richiede sicuramente un'ulteriore analisi rispetto a quelle informazioni che potete trovare in questo libro. Ok? Se qualcuno di voi fosse interessato all'approfondimento di questo argomento, può chiedere attraverso i messaggi qui sotto in questo video informazioni sugli autori e i libri più specifici, i quali comunque vanno studiati con un livello di attenzione più tenace.
Vi ringrazio per la cortese attenzione. Con l'idea di essere stato esaustivo in questa recensione, vi saluto e vi invito a seguire questo canale nei prossimi video. Ciao!